Prosegue con successo a Milano la Borsa Internazionale del Turismo. L'Abruzzo, grazie alla collaborazione Regione e Camere di Commercio, è presente con uno spazio espositivo di 300 metri quadrati, all'interno del quale sono presenti oltre 30 operatori turistici, imprese di promozione turistica e consorzi turistici del territorio regionale. Il programma di quest'anno si muove su due importanti direttrici, cultura ed enogastronomia, come consacrazione di due prodotti entrati ormai stabilmente e con successo nell'offerta turistica regionale, senza trascurare però il turismo ambientale. Oggi la destinazione Costa dei Trabocchi rappresenta per il nostro territorio l'icona del turismo slow, del turismo esperienziale, dell'ecoturismo. Abbiamo in questi anni cercato di costruire un sistema territoriale mettendo insieme gli operatori, le associazioni di categoria, gli enti per cercare di organizzare sia i servizi dell'offerta ma soprattutto risaltare quelle che sono le bellezze naturali che la costa offre. Evento di richiamo della giornata odierna, il cooking show che ha visto la presentazione della proposta dello chef stellato Nico Romito del ristorante Reale a Castel di Sangro. Oggi qui alla BIT a Milano ho spiegato e ho raccontato il progetto che sto realizzando a Castel di Sangro in Abruzzo, che è il campus di ricerca e sviluppo, un progetto che è l'evoluzione naturale dell'Accademia Nico Romito, che è presente ed è a Castel di Sangro da 11 anni. E in più ho spiegato il lavoro di ricerca che stiamo facendo su un progetto finanziato dalla Regione Abruzzo che prevede la riscrittura di un modello gastronomico scolastico, un modello gastronomico che viene, quindi un progetto che vuole riscrivere l'offerta gastronomica all'interno delle mense scolastiche abruzzesi. Questo progetto sarà coordinato anche dalle università abruzzesi, dalle ASL regionali, e l'idea è quella di servire un cibo buono, un cibo sano e un cibo che rappresenta anche il nostro territorio legato alle produzioni agricole abruzzesi.